Un impegno costante che per quasi 20 anni mi ha visto quotidianamente in mezzo alla gente e su questa scrivania. Adesso è cambiato il mondo, l'ente provincia di fatto è stato decapitato, si può dire. Il saluto a quello che fu la provincia, il presidente Muraro lo pronuncia così. Deluso per aver avuto per anni tra le mani il volante di una Ferrari amministrativa ora ridotta a carretta, passacarte, forse più appannaggio di dirigenti burocrati che disegni politici per la marca del futuro. Non siamo più in grado di fare scuole, non siamo più in grado di fare manutenzione minimale nelle strade, tutta una serie di progetti che ovviamente non possono più essere realizzati. Quindi non si ricandida? Assolutamente no. Più di 11 anni da numero uno, prima assessore e vicepresidente in questi uffici. Il 18 settembre prossimo si voterà, ma non saranno i cittadini a farlo per questo ente ormai di secondo livello. Solo sindaci e consiglieri esprimeranno la propria preferenza. E Muraro che farà? Me ne sto tranquillo, in attesa di vedere un scenario un po' più costruttivo, soprattutto nell'area del centro-destra, dove vedo in questo momento una grande confusione e una mancanza anche di leader. Si vocifera che il prossimo presidente possa essere il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon. E ricordiamo che se passa il referendum di ottobre non sarà più provincia, non si chiamerà più provincia in quanto eliminata dalla Costituzione, ma si chiamerà presidente d'area vasta. Cosa significa? Tutto e niente. Dall'altra parte perché non c'è l'autorevolezza di essere stato eletto dai cittadini, perché essere eletto dalla politica, come sarà questo, un presidente eletto dalla politica partitica, non avrà l'autorevolezza che aveva invece l'elezione diretta del presidente.